Arrivato Cavallaro partiranno almeno tre pedine. Due di queste sono state già individuate. Il difensore soprano lascerà il posto di uno stopper mancino in grado di impostare anche da dietro, mentre Ventre non è riuscito ad accumulare i minuti che era lecito attendersi da un giovane di prospettiva qual è. Aver ingaggiato una seconda punta con le sue stesse caratteristiche, in grado di esprimersi al meglio sulla sinistra o alle spalle di Arrighini, lascia presagire a un suo imminente addio. Chi però lascerà più i lupi lassù in alto in classifica? Beh, le attenzioni nei giorni scorsi si erano concentrate su Antonio Vutov, talento indiscusso che con una sua galoppata ha risolto la gara con il Matera, togliendo le castagne dal fuoco a Giorgio Roselli. Nutre l'ambizione di mettersi maggiormente in mostra. Lo sa il suo agente, che dalla Bulgaria è arrivato a Cosenza assistendo in prima persona al match col Melfi. Lo sa Mauro Meluso e lo sa l'Udinese. Le tre componenti hanno lo stesso peso e decideranno di comune accordo il da farsi. Per una questione di posti under, tuttavia, resterà al Marulla. L'altro indiziato è Marco Guerriera, utilizzato con il contagocce negli ultimi tempi. La strategia del club potrebbe prevedere a sorpresa un rinforzo nella zona di campo che occupa con grande profitto Marco Criaco. Un'alternativa di valore per completare un centrocampo tra i più validi della categoria. Il vero colpo del mercato di gennaio potrebbe arrivare proprio lì, dove nessuno se lo aspetta.